Buongiorno a tutti e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è il 3 di ottobre, ritorniamo nel nostro studio e lo facciamo per parlare di un tema davvero interessante e importante che in questi giorni si parla molto spesso di migrazioni, di migranti, anche di come, di accoglienza e di come sarebbe giusto accoglierli. Bene, facciamo con un'associazione storica che a Milano da tantissimi anni lavora proprio sul tema dei migranti e non solo. Sto parlando del Naga e qui con noi in studio Fabrizio Unger. Buongiorno Fabrizio, grazie mille. Ciao, grazie per l'invito, ciao a tutti e a tutte. Grazie mille di essere qui. Appunto, il Naga è una realtà storica, appunto, che a Milano da tantissimi anni Sì. lavora proprio sui migranti e non solo, appunto, dicevo, perché non è uno soprattutto dei vostri, diciamo, core business, come dicono quelli bravi, però insomma, sono tante tante altre cose che fate, e anzi, di business proprio ce n'è anche poco, mi viene da dire, forse, però Direi, no. magari. C'è tutt'altro, c'è proprio Magari si l'idea. guadagnasse. C'è tutta invece un'altra idea, l'idea è quella appunto di aiutare invece chi ha bisogno. E come lo fa il Naga? In che modo? In che modalità? Allora, vorrei prima di tutto dire che appunto il Naga da più di 30 anni a Milano che opera ed è appunto un'associazione di volontariato, di soci volontari, quindi diciamo appunto non facciamo business, non guadagniamo, siamo tutti, diciamo, non abbiamo i soldi di Soros, come si può dire, tutto il E non resto. è lui, non c'è dietro lui, come tutti, ogni tanto No, si no, dice. no. E sostanzialmente operiamo sia dal punto di vista legale e sia dal punto di vista sanitario. Noi offriamo un servizio di ambulatorio per le persone senza permesso di soggiorno che vivono a Milano, perché appunto per loro è molto difficile poter accedere al servizio sanitario nazionale, quindi essere curati, che è un diritto di tutti e tutte. E che poi va a vantaggio appunto di tutta la collettività, perché se una persona sta bene, fa sì che anche le altre persone non stiano male. Mi viene in mente per esempio le epidemie, tutte le cose collegate ad esse. Poiché abbiamo appunto uno sportello legale, qui diamo dei consigli legali, mettiamo in contatto le persone, con appunto gli avvocati per le loro pratiche relative al diritto sull'immigrazione, e non ci occupiamo solo delle persone migranti, ma anche appunto delle persone rom e sinti che sono presenti a Milano, che vivono anche loro una forte discriminazione nella nostra città, nonostante molti di questi siano o italiani o comunitari e quindi fanno parte dell'Unione Europea e quindi diciamo dovrebbero essere cittadini come tutti gli altri, hanno una discriminazione molto forte. In Naga, diciamo, più di 30 anni che è a Milano, insomma, Esatto. ne ha viste di cotte di crude, si potrebbe dire, nel senso che appunto Esatto. le famose emergenze, che poi ripeto sempre, emergenze spesso non sono, ma si inventa l'emergenza quanto serve, soprattutto a noi giornalisti fa comodo usare quel termine, ne ha viste tante appunto. Il Naga è riuscito sempre a intervenire, ma interviene poi, dicevi, giornalmente anche con operazioni come ad esempio la tutela legale, anche semplicemente, o anche appunto un'assistenza sociosanitaria. Avete anche delle unità di strada, vero? Che fanno? Che tipo di Esatto. operazioni fanno le unità di strada del Naga? Allora, ne abbiamo due, una che si chiama Cabiria e l'altra è Medicina di Strada. Cabiria si occupa di praticamente andare in due vie, della città di notte diciamo, ad aiutare le persone che lavorano in strada, quindi le ragazze prostitute. Le vie sono via Fulvio Testi e via Novara, che è qua vicino allo studio. E invece Medicina di Strada si occupa di andare nei luoghi, diciamo, informali dove ci sono le persone rom e non solo, perché molte volte è capitato di trovare anche delle persone migranti irregolari che appunto sono fuori dal circuito dell'accoglienza, non riescono ad entrare ovviamente in una casa e quindi vanno in questi campi informali e si occupa sostanzialmente di dare sia assistenza legale che appunto assistenza soprattutto sanitaria, medicina di strada. Se dovessimo dire, so che è una domanda insomma da un milione di dollari questa, ma se dovessimo definire i migranti, chi sono i migranti in questo momento che ci sono a Milano ma non solo? Allora, prima di tutto, si considerano le persone migranti soltanto quelle povere,
Io vorrei sottolineare questo perché se viene qua uno statunitense miliardario che viene qua e si trasferisce, è comunque una persona migrante, ma non riceve tutta la discriminazione e soprattutto dal punto di vista legale, perché una persona in Italia non può entrare in maniera regolare se non ha i soldi per avere un permesso di soggiorno. Per lavoro subordinato, in questo momento i decreti flussi, che sono l'unica modalità in cui posso entrare regolarmente, quest'anno è zero permessi di Ecco, chiudiamo questa cosa soggiorno. perché spesso e volentieri c'è qualcuno che dice: io non ce l'ho su con i migranti, non ce l'ho su, ma Certo. solo con chi viene qui in maniera regolare. Chi viene qui in maniera regolare può entrare in questo paese. Cosa significa che in realtà in questo momento non c'è una modalità per entrare in maniera regolare, come dici tu? Allora, la prima legge sull'immigrazione è la turco-napolitana del 98. Quindi centro-sinistra stiamo parlando, e come modalità si era deciso di utilizzare i decreti flussi che ogni anno vengono emanati dal Ministero dell'Interno, in cui vengono delimitate delle quote di ingresso. Il problema è che queste quote sono gli ultimi due decreti, quello varato da Salvini e quello Minniti, gli ultimi decreti flussi, permettono sostanzialmente zero permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che è il permesso di lavoro, diciamo, più semplice che si possa Ok, cioè ottenere, vengo tutti qui gli per lavorare altri. per qualcuno. Esatto. Ok. Invece la maggioranza sono permessi di soggiorno per lavoro stagionale, quindi che durano meno di un anno, e quindi in teoria l'idea è tu lo prendi e poi te ne vai via e ritorni al tuo paese, Sicuro. che non è una cosa molto facile, quindi è come se non ci fosse. E tutto il resto sono soltanto conversioni da chi ha già il permesso di soggiorno di altro tipo e lo può trasformare in permesso di soggiorno di lavoro. Oppure ci sono dei permessi di soggiorno, ma soltanto per chi investe, chi ha soldi. E Ok. quindi sostanzialmente non c'è una via legale per entrare in Italia. Quindi quando si dice ci sono Appunto, tante quindi chi so, persone appunto, quindi chi irregolari. sono questi migranti? Come potremmo fare una fotografia di questo fenomeno? Dei migranti a Milano? Sì. Beh, allora, il Naga si occupa soprattutto delle persone senza permesso di soggiorno, quindi non le Ok. persone regolari, e sono quasi tutti appunto arrivati da poco, da 2 o 3 anni. Io nella mia esperienza come esportero legale ho trovato soprattutto molte persone appunto africane o dell'America Latina. Queste sono loro che richiedono più assistenza perché quelli più lontani, tipo asiatici, non hanno le stesse difficoltà di chi è africano o di chi è dell'America Latina, che cerca di avere un permesso di soggiorno e l'unica via è avere la richiesta d'asilo, solo quello. Per quello ci sono molti che richiedono asilo, semplicemente perché è l'unica via legale, non Ah, ecco. perché Quindi anche appunto. chi dice: possibile che adesso tutti quanti hanno bisogno di chiedere asilo? Cosa succede? Esatto. In realtà è perché è l'unica scappatoia, Esatto. diciamo, l'unico modo che si può trovare per regolarizzarsi. Esatto, Ecco. e per questo ci sono molti dinieghi, a Perfetto. più del 50% non ottengono l'asilo, anche perché veramente, diciamo, i criteri sono molto stringenti. Ecco, Poi tanto si quindi. guadagna tempo nel frattempo. No, ma infatti un po' di tempo sei regolare perché aspetti di. Perché il richiedente asilo è regolarizzato a quel punto, il richiedente. Allora, il richiedente asilo è regolare finché non ha l'ultima risposta. Quando ha l'ultima risposta, se è negativa, non è più regolare, perché richiesta d'asilo è l'unico Mi viene a permesso di dire che tutto quello che soggiorno. comporta, perché No, insomma tu magari sono esatto. 2 anni che sei qua, 3 anni che sei qua, attendi questa Lavori, risposta, no, ma lavori perché sei infatti. riuscito, essendo regolarizzato, a trovare lavoro, e poi cosa No, ma succede? io ho Nel sentito senso. molte persone, E non molte c'è modo di storie. regolarizzarsi in quel No, caso. molte storie di persone che sono qui da 3 anni, richiedenti asilo, che hanno lavorato tantissimo, cioè lavorano pure, guadagnano pure più di me, per dire. Lavorano, hanno una casa, tutto il resto, però non ottengono l'asilo e quindi mi dicono cosa devo fare e dico purtroppo non si può fare nulla, non E puoi quindi a avere quel nessun punto la scelta è o permesso, tornare nel proprio paese sì, o o diventare rimanere clandestino, diciamo. irregolare nel territorio, che ce ne sono tantissimi, ce ne sono Oddio, so che infatti, 600.000. appunto, giustamente usi la parola irregolare perché poi in realtà la parola clandestino non esiste, credo, giusto? Nel senso che non c'è nessuna No, c'è legge l'aggravante di clandestinità che mi pare che sia stata tolta in che. alcuni Ah, ecco, reati. infatti. Però sì, diciamo che sono persone irregolari, Irregolare, fermate a infatti, no, giustamente, Madre. ecco, noi ci tengo molto perché insomma è un tema quello dei migranti. Quello dei richiedenti asilo è un punto su cui si fa tanta confusione, c'è poco da fare, nel senso che Sì. appunto io capisco anche a volte, appunto, magari la gente vede certe immagini e fa fatica a comprendere le motivazioni per cui si arrivi poi a quegli eccessi che, a cui non bisognerebbe molto probabilmente arrivare, appunto, a cui forse manca una legge nazionale che appunto dia delle Sì. linee guida.
che mi viene da dire poi, buone o cattive che siano, ma almeno che le dia, nel senso, che almeno ci siano e uno poi sa come muoversi. In questo caso invece abbiamo visto appunto, ci sono delle scorciatoie che poi però possono finire molto, molto male, quindi portare altri problemi a chi poi fa appunto richiesta di asilo o cerca appunto di entrare in maniera regolare nel nostro paese, appunto, dove invece non è per niente semplice entrare in maniera regolare. Quindi tantissimi, appunto, dicevo, gli stereotipi che ci sono intorno al mondo dei migranti. Quali sono quelli, appunto, su cui ti trovi più spesso a dover combattere e magari appunto su cui il Naga anche si impegna a smontare? No, allora, sia la questione appunto dell'irregolarità, che appunto perché pensano che si possa entrare regolarmente, la maggioranza delle persone, vieni qua, lavori, sei una brava persona, perché non dovresti entrare? Ma al punto è che non posso, non è una scelta quella di essere irregolare, cioè, l'unica possibilità. Manca proprio la possibilità, diciamo, esatto. Ecco, di, se uno vuole venire qua a lavorare da dipendente di qualcuno, anche credo se questa, anche se trova il lavoro, nel senso, cioè se anche l'azienda di che dice mi interessa questa persona, perché vorrei sapere come faccia dovrà trovare che mi interessa quel ragazzo che dal Mali vuole venire in Italia, proprio lui voglio assumere, però facciamo anche che gli ho fatto via Skype il colloquio, sono andato io in Mali a conoscerlo, mi è piaciuto, anche se volessi assumerlo non posso. No, purtroppo no, cioè almeno a tempo, cioè per un al anno momento, non può, infatti. Stagionale, forse sì. Lo stagionale appunto. E poi appunto la questione che le persone migranti portano alle malattie, non è così, anzi è dimostrato che è più probabile che loro subiscano le nostre malattie quando entrano qua rispetto a quelle che portano loro a noi. E dopodiché la questione anche della criminalità. Ovviamente ci sono persone migranti che possono entrare nei circuiti, diciamo, illegali, ma e questo è anche dovuto al fatto che non possono entrare nei circuiti legali. Quindi è molto più probabile per loro, per una questione di sopravvivenza, perché se tu vuoi sopravvivere in un paese, non puoi lavorare regolarmente, magari fai un lavoro in nero, e magari quel lavoro in nero non ti fa guadagnare tanto quanto un altro, rischi facendo entrambi i lavori, a volte magari preferisci fare altro, ma questo perché non è un circuito legale, non perché gli piaccia fare, ecco. Però allora si arriva la domanda grossa, nel senso che dice, se nonostante queste difficoltà, nonostante tutto, perché, molti dicono, perché non se ne tornano al loro paese, no? Questa è proprio la classica uscita, la classica buttata che viene fatta spesso e volentieri. Il problema è perché devono andare via dal proprio paese, più perché devono ritornare nel proprio, perché appunto... molte persone partono appunto per crearsi una nuova vita, ma quasi tutti non hanno la volontà di rimanere in Italia o comunque rimanere in Europa. È una fase di passaggio, poiché poi molto probabilmente può diventare, diciamo, anche la fase conclusiva, nel senso stai molto nel paese. Però l'idea è soltanto di venire qua, in Europa o in Italia, ma soprattutto in Europa, per guadagnare un po', mandarlo alla famiglia e poi ritornare nel proprio paese e, diciamo, vivere una vita migliore. Però il fatto è che appunto vengono qua, quello che guadagnano lo danno alle proprie famiglie, il resto lo usano per vivere qua, non hanno così tanto e alla fine preferiscono far venire le proprie famiglie qua. Prima erano gli uomini che facevano questo, adesso sono anche le donne che partono per prime, primo migrante. Hai visto questa tendenza, dai. Esatto, come primo migrante. E infatti la maggioranza dell'immigrazione regolare in Italia, quindi che hanno il permesso, la maggioranza sono donne, e quindi cristiane, cioè cristiani, quindi anche lì il problema, musulmani che arrivano a imporci le loro tradizioni, c'è proprio una cosa senza senso, perché la maggioranza è cristiana, sono donne, lavorano, oppure sono bambini che purtroppo non gli si dà la cittadinanza, anche se nascono in Italia, e tutto qua. Quindi il vero problema è perché devono partire dal proprio paese, ma perché non partono le persone più povere? Perché per partire ecco, appunto, questa però è un'altra critica che viene spesso fatta, cioè, ovviamente Fabrizio sto cercando di cercare appunto di smontare tutte queste stereotipi che ci sono intorno al mondo del fenomeno delle migrazioni. Appunto mi ha detto però arrivano qui quelli che hanno i soldi, allora perché non possono fare al loro paese, investire i soldi al loro paese e farsi una vita al loro paese? Allora, prima di tutto appunto il percorso migratorio parte tendenzialmente da una persona, della famiglia, quindi è un investimento che fa tutta la famiglia, magari anche tutta la comunità, il villaggio di provenienza, che investe e vende i propri beni, dà i soldi alla persona che deve partire e appunto li sfrutta per venire in Italia o in altri paesi.
e quindi è un investimento. Certo, non sono le persone più povere perché un minimo di risorse deve averle. Non sono i poverissimi, sono più o meno la classe media che può essere definita lì, però appunto nel nostro paese possono essere definiti poveri, Questo diciamo. significa che a volte troviamo magari persone che nel loro paese appunto hanno studiato, Sì. hanno raggiunto anche un livello alto di istruzione, ad C'è il esempio, problema appunto del certificare appunto, le lauree di altri paesi e equipararle a quelle nostre. Se non si fa, appunto, tu non hai un titolo di studio. Magari sei un medico nel tuo paese, hai studiato, però non viene riconosciuto come titolo accademico come quello italiano o europeo, e quindi tu non puoi fare la professione per cui hai studiato, e quindi sei costretto a fare i lavori, diciamo, più, tra virgolette, umili, ecco. molto interessante perché appunto Fabrizio, quello che ci stai dando è un quadro molto più complesso di No, quello certo, come ogni fenomeno è che si complesso. pensi o che si può leggere appunto spesso dai giornali o dalla televisione, che invece sembra davvero come fossero dei tour operator, che di gente che vuole semplicemente andare in vacanza, ecco. Non è, non Crociere, è, sì. infatti, o le famose crociere, come molti hanno anche detto, non è per niente questo. In più ricordiamo appunto il fenomeno, ad esempio, mi viene da dire, dei migranti che arrivano da paesi in guerra o paesi, è una piccola parte del fenomeno, giusto? Certo. Allora, soprattutto, sì, appunto, quelli che scappano dalla guerra, che sono i rifugiati, la maggioranza di questo numero, che sono 65 milioni in tutto il mondo, la maggioranza sull'80% sta nei paesi del terzo mondo. Sotto il 10% viene in Europa, più o meno, e in Italia chi ha la richiesta, cioè chi ha lo stato d'asilo, mi pare, adesso non mi ricordo bene, però sulla grandezza siamo sulle centinaia di migliaia, e il totale di migranti in Italia sono 5 milioni. 5 milioni di migranti in Italia su, dicevi, un totale di 65 No, milioni. Le no, scusa, 65 milioni sono le persone rifugiate nel persone mondo. rifugiate del mondo. Esatto. E tu dicevi la In maggior Italia ne parte rimane abbiamo nelle, nei paesi poveri del terzo mondo, nel terzo mondo, mondo esatto. comunque, cioè 3 non milioni fai in ce l'ha la tempo neanche ad Turchia, arrivare sì. No, neanche al confine con l'Europa, diciamo. esatto. Quindi noi invece in Italia stiamo più o meno 59 milioni di persone, Sì, stiamo sì, sì. sempre regredendo sempre di più, e però le persone che hanno lo stato di asilo sono all'incirca tra i 100.000 o 200.000, questa è una grandezza, e invece le persone migranti totali sono 5 milioni, e quindi si fa subito a capire che appunto non è il problema sono i rifugiati, ma appunto è far sì che le persone possano entrare in maniera regolare, che è il nostro obiettivo principale. Però insomma, l'abbiamo detto, che risposta dà il Naga a questa domanda? Nel senso, le prime leggi sono state fatte dal centro-sinistra, poi le ha fatte il centro-destra, poi le ha fatte comunque al centro-sinistra, cioè chiunque ha cercato di, Sì, ma no. non si è mai trovato una soluzione reale. Come mai non c'è questa volontà di trovare quella che poi sarebbe comunque una soluzione anche per gli italiani? Nel senso che poi a quel punto, cioè che risposta Ecco, si dà al Naga? che risposta dà il Sì, che Naga? risposta si dà? Cioè, come mai? Ah, come mai non si riesce? Molto perché si ha paura dell'opinione pubblica, anche perché gli unici interventi che hanno permesso di regolarizzare un grandissimo numero di persone irregolari dal giorno alla notte sono state le sanatorie, e le sanatorie le ha fatte solo il centrodestra. Il centrosinistra non ha avuto mai il coraggio di fare una sanatoria. L'ultima è stata nel 2012 del governo Monti, nel 2012 non c'è una sanatoria in Italia e quindi c'è un grosso problema. La sanatoria più grossa è stata di 700.000 persone dal giorno alla notte. In questo momento ci aggiriamo ai 600.000 persone irregolari in territorio, quindi penso che non sia un grosso problema farla. Se questo governo che si definisce di svolte vuole cambiare le politiche sull'immigrazione, noi aspettiamo che veramente lo faccia. Non vedo perché non dovrebbero Ricordiamo poi farlo. che adesso c'è anche un altro tema, ovviamente, perché insomma, anni che di immigrazione in Italia ce ne sono, ci sono i famosi figli dei migranti nati qui in Italia, che a Certo. tutti gli effetti nascono sul suolo italiano, vanno a scuola dal primo giorno sul suolo italiano, Sanno il hanno il codice dialetto. fiscale, ma non Ma sono cittadini italiani. no, allora, per fortuna, essendo dei minori, hanno tutte le garanzie che hanno i stessi cittadini italiani. Il problema è che appunto non si riconosce la cittadinanza, e soprattutto il meccanismo burocratico ai 18 anni è veramente molto farraginoso, perché tu lo devi fare subito, entro i 19 anni devi fare richiesta, devi aspettare che ti convalidano tutti gli anni di residenza, quindi non devi avere un mese non contato, perché Io sennò guardo alle mie appunto. spalle perché so che abbiamo una storia in redazione, prima o poi magari la racconteremo di una cosa simile, appunto. No, il E problema. so che insomma, appunto, è un tema Sì, perché abbastanza. se tu non riesci a dimostrare che tutti gli anni di residenza li hai passati in Italia, se tu fai 6 mesi all'estero,
via, non può più avere la cittadinanza per, diciamo, a 18 anni, di fare la cittadinanza normale, quindi aspettare 10 anni di residenza sempre lì a dimostrare e fare tutto il resto. Sì, solo rischio, non so, di andare a trovare i nonni, un po' più lungo, magari al di là del Mediterraneo oppure al di là dell'Adriatico, semplicemente già esatto. Ti porta ad avere dei problemi. Sì, sì. Beh, insomma, tutto questo comunque appunto naga agli occhi, ben vigili sul tema e si fa sentire anche perché appunto il 12 ottobre scendete in piazza. Scendete in piazza perché? Allora, il 12 ottobre scendiamo in piazza insieme alla rete Mai Più Lager Noi CPR, che il Naga diciamo ha contribuito a far nascere. Scendiamo in piazza contro i CPR, che sono dei centri di permanenza per il rimpatrio, sono dei centri di detenzione per persone che non hanno il permesso di soggiorno, nati nel 98 con la legge... Centri di detenzione. Esatto. Vale. Per persone che non hanno il permesso di soggiorno, quindi non è che hanno commesso un reato. Infatti. Non è... Sono dei centri nati... Non è possibile detenere qualcuno, quindi una sorta di carcere fondamentalmente. Cioè queste persone non sono libere di circolare poi. No. Ok, quindi devono stare all'interno di questa situazione. Senza però che loro abbiano commesso un reato. Esatto. Proprio. Cioè hanno solo... Un illecito amministrativo. Come se io non pagassi la multa. Esatto. Ne non paghi la multa, vai in carcere. Ne sa qualcosa il mio fascicolo del cittadino sul comune di Milano. Esatto. E sono centri nati per espellere le persone migranti, okay. Però appunto per espellere devi avere degli accordi con i paesi. E gli accordi come li fai? Cioè perché il paese deve accettare che tu gli riporti le persone dentro, gli devi dare qualcosa in cambio. E non è molto facile farli. Infatti gli accordi sono molto pochi e le persone che si espellono all'anno sono più o meno sulle 6.000-7.000 persone. E sia con Minniti sia con Salvini ha pure fatto peggio di Minniti. 6.000-7.000 persone all'anno espulse. In CPR quante persone abbiamo al momento all'incirca? Allora, ce ne sono 7 attivi, siamo sull'ordine delle 700-800 unità, quindi veramente molto poche, possono stare fino a 6 mesi e dopo 6 mesi se lo rimpatriano li mandano fuori e li possono riprendere e rimettere dentro. Sì, non ha alcun senso. Siamo all'incirca il 50% delle persone che entrano in un CPR riescono a essere rimpatriate, quindi non fanno manco l'obiettivo per cui sono nati. E dopodiché scendiamo in piazza non solo contro i CPR, che sono nati appunto dalla Turco Napolitano, del centro-sinistra, ma anche contro i due decreti Salvini sicurezza, quindi il decreto 1 e il decreto 2, e il decreto Minniti Orlando, che ha tolto l'ultimo grado di giudizio per gli asilanti e ha fatto sì che i CPR fossero uno per ogni regione e che quindi l'apriranno uno a Milano in via Corelli, che era il vecchio CPT, vecchio CIE. Via Corelli non smette mai di esistere. Esatto, quindi tornerà ottobre-novembre, adesso vediamo, decorato l'ha già visto, Salvini pure, quindi tutta la meglio gente l'ha visto. E appunto contro il decreto anche Minniti per il DASPO urbano che ha ampliato poi Salvini col decreto 1. E contro il decreto Minniti Orlando, dei CPR e anche appunto dell'ultimo grado di giudizio. E chiudiamo allora le coordinate appunto per raggiungervi il 12 ottobre, dove siete, che ora allora partiamo funziona? Dalle 2:30 da Piazzale Piola e il nostro obiettivo è andare davanti al CPR ovviamente. E in questo momento è ancora chiuso perché stanno facendo i lavori. Per farlo ancora più carcere rispetto a prima? No, perché prima era stato, mi pare nel 2014, era un CIE, è stato chiuso e trasformato in un centro di accoglienza. L'anno scorso a dicembre hanno chiuso il centro di accoglienza per trasformarlo in CPR, quindi sostanzialmente devono aggiungere le sbarre, mettere le questioni, tutte le cose di sicurezza. Insomma, è molto interessante come tema e anche abbastanza inquietante pensare, sì, che ci sono dei cittadini, a prescindere se italiani o non, che vengono messi fondamentalmente in quello che è a tutti gli effetti un carcere senza aver commesso un reato penale. Cioè esatto, ma ancora più brutto è che non essendo considerato dentro il sistema penitenziario, sì, non hanno tutte le garanzie, le tutele che hanno le persone dentro le carceri. Ah, cioè mi stai dicendo che uno a 41 bis ha più tutele di uno che quasi... Sì, più o meno, no, no, forse okay. 41 bis però, si avvicina. Però è più tutela appunto, in carcere sei tutelato dal sistema, esatto, Italia, dal sistema penitenziario. Esatto. Lì no, chi sostanzialmente, sono gestiti da privati, da enti privati, e quindi appunto l'obiettivo è far profitto, il vero business sui migranti sarà il CPR, saranno queste strutture detentive, perché appunto dato che non gli interessa minimamente le condizioni di vita delle persone, faranno la cressa e gli interesserà soltanto appunto guadagnare sulla vita di queste persone qua. E dopodiché è molto difficile anche per gli avvocati entrare,
per la stampa è praticamente impossibile, e quindi veramente sono dei non luoghi in cui veramente può succedere di tutto. In questi giorni stanno scoppiando tantissime rivolte a Roma, al CPR di Roma, al CPR di Torino, è morta una persona 2 o 3 mesi fa a Torino, in circostanze ancora non chiarite. A Bari si è suicidata una persona con problemi, diciamo, psicologici o psichiatrici, che non è stata seguita e quindi si è suicidata nella propria cella. Quindi sono veramente luoghi in cui può succedere davvero di tutto. Quindi noi siamo contro questi, vogliamo che chiudano tutti i CPR aperti adesso in Italia, che non ne aprano altri. Beh, insomma, il 12 ottobre, quindi ricordiamo dove parte? Da Piazzale Piola, Piazzale Piola, alle 2:30. Alle 2:30 potete andare a dare il vostro supporto al Naga a questa battaglia di civiltà, mi è da dire, se non trovo altra domanda. Sì, come al solito lo dico, a volte noi cerchiamo di essere super partes, ovviamente, ma insomma, quando si parla di speculare sulla pelle delle persone, no, siamo di parte, cerchiamo di essere dalla parte di chi questi soppusi li subisce, quindi siamo ben contenti di dare voce al Naga. Ricordiamo allora, appunto, siamo in chiusura, il 12 ottobre alle ore 2:30 in Piazzale Piola. Tutte le coordinate comunque le possiamo trovare anche sul vostro sito, vero? Esatto, sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram, cercate noi CPR e ci trovate. Prima di chiudere, una cosa importante, diciamo all'inizio d'apertura, il Naga è fatto di volontari, esatto. Quindi sempre alla ricerca bisogno di voi volontari, esatto. Tant'è che appunto però i volontari voi li formate, giusto? Come funziona? Allora, sostanzialmente ci sono 2 weekend di formazione in cui spieghiamo cos'è il Naga e che gruppi, come lavoriamo. Dopodiché le persone scelgono in base alle proprie inclinazioni quale gruppo seguire e poi seguiranno la formazione interna del gruppo, perché vogliamo appunto che le persone siano formate al meglio per non creare, diciamo, problemi, perché appunto è un tema abbastanza pericoloso quello dell'immigrazione, dire informazioni sbagliate non è il caso. Perfetto, allora Fabrizio, grazie mille davvero, speriamo di vederci a questo punto il 12 ottobre, esatto, in Piola. Vi aspetto. Alle 2:30, giusto, perfetto, grazie mille davvero, grazie, e complimenti per quello che fate, continuate voi così. Grazie mille, grazie a tutti e tutti, buona giornata. Grazie mille davvero a Fabrizio Ungaro del Naga, grazie anche a voi che ci avete seguito, noi siamo qua per qualsiasi informazione, commenti, purché civili, come sempre, come dico, scriveteci pure, noi siamo ben felici anche di discutere sul tema, che insomma è un tema davvero importante, interessante e non semplice, quindi non bisogna semplificare né da una parte né dall'altra, e quindi siamo ben contenti che Naga, ad esempio, con occhio attento e vigile, faccia un ottimo lavoro sul tema. Grazie mille davvero, grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo domani sempre qui alle 12:30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.